Sì, lo so, ragazzi, ho un aspetto orrendo. Ho la vestaglia, ho il pigiama. Tuttavia, non so quando avrei potuto registrare il video degli Oscar, quindi che ore sono? Sono le 7 meno 20 del mattino, porca miseria! Lo registro adesso e vi parlo velocemente di tutto quello che penso. Avviso che non mi dilungherò troppo, perché tutto quello che ho detto su quello che vorrei che vincesse l'ho già fatto con il video delle nomination, quindi sarei enormemente ripetitivo. Mi limiterò a dire se tutti quelli che hanno vinto sono meritati o meno, spiegandone i motivi. Perdonatemi, però vabbè, magari sarà un video inusuale perché ho un aspetto orrendo. Ah, e ho anche dimenticato il saluto. Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e nonne. Io sono di Andy Cinema 98, benvenuti a questo nuovo video in cui sono stanco morto, voglio andare a dormire, ma voglio parlare degli Oscar e ho anche la pancia piena perché ho mangiato come un porco durante l'edizione. Quindi iniziamo subito parlando di quello che penso. Allora, diamo un'occhiata. Miglior cortometraggio d'animazione, non mi pronuncio perché non ne ho visto nessuno. Stessa cosa, miglior cortometraggio, miglior cortometraggio documentario, miglior documentario, questi li saltiamo. Allora, miglior trucco e acconciatura, ha vinto Bombshell, la voce dello scandalo. A quanto pare sembra un trucco perfetto da tutte le immagini mostrate perché il film ancora non è uscito in Italia, quindi diciamo che è sicuramente una vittoria meritatissima. Migliori costumi. Allora, ha vinto Piccole Donne. Io avrei voluto che vincesse Jojo Rabbit perché aveva dei costumi decisamente più originali. Tuttavia, la vittoria di Piccole Donne posso criticarla fino a un certo punto perché per quanto sia una vittoria più banale, essendo dei costumi ambientati nell'Ottocento, comunque sono curati nei minimi dettagli, sono fatti veramente da Dio e quindi diciamo che è una vittoria appunto che reputo banale, ma non così immeritata. Ci sarebbe stato meglio Jojo Rabbit, secondo me, però comunque ho visto molto di peggio. Miglior montaggio sonoro, come ho detto nell'altro video, per questo non ho abbastanza competenze o conoscenze per giudicarlo, mentre invece mi azzardo di più a giudicare il miglior sonoro. Ha vinto 1917 e sono assolutamente, assolutamente strafelice, perché per me è la cosa decisamente più meritata, visto che quando ero in sala tutto quello che sentivo mi faceva pensare di essere realmente, realmente nella guerra, quindi fantastico. Migliori effetti speciali, stesso discorso che ho fatto per i costumi di Piccole Donne, ha vinto 1917, effetti speciali perfetti, però secondo me i film in cui si avvertono di più la potenza degli effetti visivi e che sinceramente trovo anche più innovativi, più rivoluzionari per questo campo, erano appunto Il Re Leone o The Irishman, quindi sinceramente volevo che vincessero uno di questi due, tutti gli altri non avrei voluto, compreso 1917, che appunto ha un comparto tecnico perfetto anche in quel lato, ma secondo me erano meglio i due film citati. Miglior canzone, anche qui, come ho detto nel video precedente, preferisco non pronunciarmi perché non mi reputo molto bravo a valutare le canzoni, perché appunto dovrei analizzare oltre a sonoro anche i testi e sinceramente non mi ci sono applicato, quindi preferisco stare zitto su questo lato. Invece per la colonna sonora è un discorso diverso perché non devo analizzare nessun testo, ma devo semplicemente limitarmi all'analisi dell'ascolto musicale, delle sensazioni che ho provato in sala. E ha vinto Joker, premio meritatissimo perché la colonna sonora di Joker è una vera e propria sensazione spirituale, un vero e proprio respiro che ti fa avvertire alla perfezione tutte le sensazioni emotive di un protagonista veramente sconvolto dalla vita. È la colonna sonora più potente che mi ha più sconvolto. Quindi sì, decisamente sì, è una delle colonne sonore più belle della mia intera vita, quindi fantastico, sono felicissimo che abbia vinto. Miglior montaggio, ha vinto Le Mans 66, la grande sfida. Ci può stare, anche se sinceramente come miglior montaggio avrei preferito o Jojo Rabbit o Parasite, però comunque non è una vittoria immeritata, anzi ci sono in diversi punti il montaggio di Le Mans 66 si è dimostrato essere decisamente più che ottimo, quindi va bene così.
così. Miglior scenografia ha vinto C'era una volta Hollywood, non c'è niente di immeritato. Io ti favo per Parasite, però ci sta benissimo anche questa vincita, perché comunque la ricostruzione che hanno fatto di tutti gli ambienti hollywoodiani degli anni 60 è veramente qualcosa di eccezionale, che fa gridare wow a ogni singolo dettaglio ripreso da Quentin Tarantino. Miglior fotografia 1917, come ho detto nell'altro video, avrei preferito Joker per mio gusto personale, però obiettivamente è perfetta anche la fotografia di 1917, ha fatto un lavoro strepitoso, quindi va benissimo. Miglior film internazionale, ragazzi, qua ho visto solamente Dolore in Gloria e Parasite, non posso giudicare tutto il resto avendo visto solamente, cioè non avendo visto appunto gli altri tre, però comunque Parasite è uno dei film più originali della storia. Quindi non mi pronuncio più di tanto, sono felice che abbia vinto, era scontatissimo essendo candidato anche a miglior film, però comunque appunto è una vittoria che non posso commentare più di tanto. Ho felice perché ho amato tantissimo Parasite, quindi a posto. Miglior film d'animazione, ecco, qui partono veramente le bestemmie cinematografiche. Ha vinto Toy Story 4, lo dico col cuore, con la presenza di Klaus e con la presenza di Dov'è il mio corpo. Vaffanculo, vaffanculo e veramente vaffanculo. Questo è un pompino dichiarato alla Disney, non è meritocratico. Toy Story 4 è un film stupendo, non lo nego, si merita la nomination, ma con Klaus e Dov'è il mio corpo in gara, sinceramente non meritava affatto, perché porca di una grande miseria, c'aveva dei difetti, non era un film perfetto, a differenza degli altri due sono rimasto veramente malissimo. Pensavo che avrebbe vinto Klaus, invece niente, la Disney deve vincere o perché i candidati o perché quelli dell'Academy non sono capaci di pensare, cazzo, forse non è solo la Disney a fare dei film d'animazione bellissimi, oppure perché la Disney si compra le cose, non lo so, però questa è una cosa certa, ripeto, è un pompino dichiarato alla Disney. Vaffanculo ancora, miglior film d'animazione è quello che proprio mi ha fatto salire il crimine. Puh! Miglior sceneggiatura non originale, allora per questo vorrei aggiungere una piccola esperienza durante la visione di questi Oscar. L'anno scorso, quando ha vinto miglior sceneggiatura non originale Black Aspen, c'era Samuel Jackson a consegnare il premio, e Samuel Jackson era un grandissimo amico di Spike Lee. Per questo, quando ho visto salire sul palco Timothée Chalamet per presentare miglior sceneggiatura non originale, e Timothée Chalamet faceva parte del cast di Piccole Donne, io me la sono fatta sotto e ho detto no, al 99% danno l'Oscar a Piccole Donne, a meno che non mi vogliono prendere per il culo, no, perché Piccole Donne non si merita la nomination, non si merita la vincita miglior sceneggiatura non originale. E invece, con mia grandissima sorpresa, l'Oscar mi ha voluto prendere per il culo e l'hanno dato, grazie a Dio, a Jojo Rabbit. Per mio gusto avrei preferito Joker per affezione, però Parasite non ha nulla da invidiare a quest'ultimo, anzi, volendo, è stata anche la seconda sceneggiatura, il secondo film più originale tra tutti quelli che sono stati candidati, quindi la sceneggiatura, la vittoria a miglior sceneggiatura non originale è meritatissima e sono felicissimo per Taika Waititi, quindi vai così. Miglior sceneggiatura originale, ho cacciato veramente un urlo perché ha vinto Parasite, e Parasite è il film più originale di quest'anno, una sceneggiatura geniale, continuamente inaspettata in ogni singolo punto, quindi sono strafelicissimo che abbia vinto, quindi congratulazione Bong Joon-ho, un premio meritatissimo. Miglior attrice non protagonista, Laura Dern per Storia di un matrimonio. Allora, Laura Dern lavora da anni, non ha mai vinto un Oscar, e quindi ci può stare che abbia vinto, anche se sinceramente io l'avrei dato a Scarlett Johansson, per me è stata la più brava tra tutte. Conscio che non ho visto ancora la performance di Margot Robbie in Bombshell, però comunque l'avrei dato a Scarlett Johansson, secondo me se lo sarebbe meritato, però non grido lo scandalo per Laura Dern, che comunque è stata eccezionale per Storia di un matrimonio. Miglior attore non protagonista, Brad Pitt per C'era una volta Hollywood, meritatissimo, una performance perfetta, niente da dire. Miglior attrice protagonista, la Renée Zellweger ha vinto per Judy. Io volevo che vincesse Scarlett Johansson, che è stata la mia preferita tra tutte, e ho detto, cioè per mio gusto avrei appunto voluto la protagonista di Storia di un matrimonio, però ammetto che, a discapito di quello che ho detto nel video in cui recensisco in maniera molto negativa il film di Judy, ma non ovviamente la performance della protagonista, riascoltandola in originale, in effetti non aveva niente da invidiare a Scarlett Johansson, quindi
complimenti alla cara Renée Zellweger per aver vinto. Alla fine non è stato un premio immeritato, assolutamente no. Miglior attore protagonista ha vinto Joaquin Phoenix per Joker, che in questo modo diventa il primo attore non, ad essere nominato come protagonista per un cinecomic, non solo per la nomination, ma anche per la vincita. Due record tutti in una nottata degli Oscar. E dovevano solamente azzardarsi a non darglielo, non solo perché l'interpretazione è stata perfetta e divina, ma anche perché questo è il primo Oscar, stranamente, di Joaquin Phoenix dopo che lavora da tanto tempo. Quindi finalmente gli hanno dato un premio che merita. Sono strafelicissimo. Ho già detto, ragazzi, Phoenix ha vinto tutto. Phoenix ha tirato fuori una performance in assoluto straordinaria. Ah, e non solo, è anche il secondo attore a vincere il premio come miglior attore per una parte che è stata già vinta da un altro attore. In questo caso il compianto Heath Ledger col Joker del Cavaliere Oscuro, e il primo caso è stato con Marlon Brando e Robert De Niro per Il Padrino e Il Padrino Parte 2. Quindi niente da dire, meritatissimo, sarà anche scontato, però quando ha preso la statuetta io ho tirato un sospiro di sollievo. Meraviglia, veramente meraviglia. Miglior regia. Allora, avete visto che ho fatto una faccia strana? Allora, la regia di Parasite è perfetta, assolutamente perfetta. Bong Joon-ho ha vinto con grandissima sorpresa, perché tutti davano per scontato che avrebbe vinto Sam Mendes per 1917, e devo dire che secondo me sarebbe stato meglio. Ora vi spiego il perché. Perché c'era Bong Joon-ho per Parasite, Sam Mendes per 1917, Quentin Tarantino per C'era una volta Hollywood e Martin Scorsese per The Irishman. Tutti questi quattro registi, Todd Phillips no, Todd Phillips era semplicemente un'ottima regia, sopra la media, ma non era perfetta. Tutte e quattro queste regie sono perfette, quindi poteva vincere chiunque. Allora dici, perché fa la faccia per Bong Joon-ho? È vero che sono tutte e quattro regie perfette, però Sam Mendes ha portato l'innovazione di aver girato tutto un film, un unico piano sequenza, in un film di guerra, un'innovazione straordinaria. Quindi io voglio dire, se ci sono quattro regie perfette e quindi chiunque può vincere, però una di queste ha portato l'innovazione del cinema, devi darla a quello che ha portato l'innovazione. Quindi un po' di amarezza per Sam Mendes, però la regia di Bong Joon-ho è perfetta, e devo dire che è stata anche la più grande sorpresa degli Oscar, perché comunque è stata una cerimonia abbastanza scontata, a parte per un premio che staremo per commentare. E quindi, e niente, scusate, sono tutto pieno di sonno. Però comunque ci può stare, come secondo posto ci può stare. Io l'avrei dato Sam Mendes, però appunto non è che se l'è presa Todd Phillips, quindi a posto. Allora, ho detto che quella di Bong Joon-ho è stata la più grande sorpresa, perché dopo aver visto Parasite vincere a miglior sceneggiatura e a miglior regia, se non gli davi il miglior film, cioè la cosa non avrebbe avuto senso. E così è andata, e comunque è stata una cosa che ha fatto la storia. Parasite ha vinto miglior film ed è stato per la prima volta che un film straniero vince anche l'Oscar per il miglior film. Sono quattro premi per Parasite, tra i più importanti, e sono felicissimo di questo, perché appunto, allora, per quanto il mio film preferito dell'anno sia Joker, Parasite è perfetto in tutto, non c'è una sola cosa che non vada in Parasite, ed è assolutamente a mani basse il film più originale dell'anno. Quindi che abbia vinto questo film è una cosa assolutamente straordinaria, non mi lamento assolutamente di nulla, anzi ho il sorriso stappato in faccia, anche perché appunto si è fatto la storia, il primo film internazionale a vincere appunto l'Oscar. Quindi sono felicissimo, sono veramente felicissimo. Io non guardo gli Oscar dal punto di vista puramente, cioè non è che io utilizzo gli Oscar come criteri di valutazione per un film. Io prima guardo il film e me ne strafotto di tutti i premi che ha preso e seguo le mie valutazioni, però appunto ho visto quasi tutti i film candidati, e penso che sia stato un premio meritocratico. Alcune brutte sorprese ci sono state, oddio, solo una, che probabilmente è l'Oscar miglior film animazione, però alla fine, nonostante
per la maggior parte siano stati premi scontati, il tutto è stato soddisfacente, quindi sono felice per questa edizione degli Oscar. Grazie ragazzi per aver visto con pazienza il mio video, non so quando cacchio avrei potuto registrarlo, quindi perdonate la pessima decenza di questa di questo video, visto che sono tutto pieno di sonno, tutto pieno nello stomaco, adesso voglio solamente andare a dormire, infatti si è anche fatto giorno, porcaccia la miseria. Quindi ragazzi, grazie, sono di Enesima 98, spero che questi Oscar abbiano soddisfatto anche voi. Scrivete sotto i commenti che cosa ne pensate, cosa pensate di queste vittorie. Ci vediamo in un prossimo video, sperando che sia migliore di questo. E quindi a presto ragazzi, passate una buona giornata o una buona serata, a seconda di quando mi state guardando. Ciao!